Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Gesù, siamo nel contesto alla fine del Vangelo di Marco, contesto dopo la sua risurrezione, prima della sua ascensione, consegna questa missione ai suoi discepoli. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Andate, è il verbo della missione. La dimensione missionaria è propria, della Chiesa. È costitutiva della Chiesa. La Chiesa non può non essere missionaria. Per sua stessa natura è chiamata ad essere missionario. E ogni cristiano è chiamato ad essere missionario. La missione non è una realtà che riguarda paesi lontani o alcune categorie di persone, ma la Chiesa per sua stessa natura, ripeto, è missionaria. Il primo grande missionario è proprio Cristo, il grande inviato dal Padre che raggiunge la nostra storia. E a sua volta consegna a noi, alla Chiesa, a ciascuno di noi personalmente la propria missione. E se noi guardiamo i primi tempi della Chiesa, troviamo la figura di San Paolo. In questa giornata la Chiesa ricorda la sua conversione, la conversione di San Paolo, il primo grande apostolo, grande missionario, apostolo delle genti che andrà in tutto il mondo, fonderà tante comunità cristiane. Che poi, dove poi lascerà alcuni responsabili e poi in seguito scriverà tante lettere che poi rimangono a noi, che noi abbiamo a disposizione nel canone del Nuovo Testamento, tante lettere di San Paolo. E in queste sue lettere vediamo proprio anche il racconto della sua, dopo il racconto della sua conversione negli Atti degli Apostoli, che tutto avviene per grazia. Lui si sente raggiunto, illuminato, conquistato totalmente da Cristo nella totale gratuità. Per dire anche che ogni missione, ogni vocazione, ogni chiamata di Cristo, di ogni cristiano, non è solamente una risposta propria, personale, ma prima ancora è il fatto che gratuitamente Dio raggiunge la nostra vita e ci consegna gratuitamente una missione. San Paolo aveva capito molto bene questa cosa. E diceva proprio nel percorso della sua missione, della sua formazione cristiana: guai a me se non predicassi il Vangelo che mi viene consegnato, mi è stato consegnato per grazia. Dio mi chiama per grazia, gratuitamente, e io sono chiamato a fare altrettanto nella vita personale di tutti i giorni che sto vivendo. Così ha fatto San Paolo, così riguarda ogni cristiano totalmente. San Paolo, talmente conquistato da Cristo, nel percorso della sua formazione ad un certo punto arriverà a dire: Non sono più io che vivo, ma non per sentirsi grande, ma perché capirà sempre di più che lui è uno strumento attraverso il quale Dio compie grandi cose nella storia. Lui dirà: Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E dice: Questa vita che vivo nella fede, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa forma, in questa maniera, San Paolo ha inteso, vissuto la sua missione come una grazia, come una cosa che intimamente riguarda ogni cristiano nella sua vita di tutti i giorni. Un grande essere un grande missionario nella quotidianità della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.